Allora assaggiamo tutti e tre gli appuntamenti. Però l'idea era quella di fare tre giorni, noi abbiamo fatto, cioè prima San Michele il giovedì, noi sabato scorso, l'altro ieri domenica Trinità. E le scuse che voglio fare pubblicamente a ciascuno tra voi è che potevamo venire qua sopra, non ci ho pensato, sono un po', diciamo, sovrapensieri ultimamente. Sto venendo io, ed è bellissima la visita. Per me è una grande grazia ascoltare storie, incontrare persone, però effettivamente qui il Borgo di San Liborio, fin quando ci sarà, l'anno prossimo torneremo a fare il Corpus Domini assieme, poi chissà tra due anni o tra tre anni potremo farlo un'altra volta in maniera separata, ma appunto qui è difficile passare, no? Così come a San Michele era difficile andare sotto Gottola, perché venendo da Mortola non scendi a via Gottola, ti fermi a San Michele prima. E io mi sento che vi devo chiedere scusa, perché non ci ho pensato. Si può sbagliare. Certo. Si può sbagliare. Potete perdonarmi. Non è cattiveria. E non è mai una rimostranza sindacale del borgomastro. No, veramente. Io, in tutta sincerità, voglio chiedervi scusa. Ma perché dico questo? Innanzitutto perché è vero, non ci ho pensato, invece potrebbe essere carino, se arriva il Corpus Domini, qui c'è la tradizione del giovedì santo del segno eucaristico, salire sopra, fare un concreto, un giro e poi scendere giù. Anche perché sono i nostri borghi, o meglio, visto che abbiamo fatto anche una conferenza, sono i nostri casali, no? Che c'è una differenza tra borghi e casali, l'avete imparato, sono i nostri casali che fanno la storia, la nostra storia. Allora vi chiedo scusa, pubblicamente, il parroco chiede scusa a tutti quanti voi, nella festa di Sant'Antonio, perché il miracolo più grande che Sant'Antonio può fare, che il santo della lingua a Padova si consegna, si conserva la lingua di Sant'Antonio, grande predicatore, il miracolo più grande, o perlomeno il miracolo più grande che può capitare nella mia vita, è usare la lingua per chiedere scusa. Non so, per me è stato difficile farlo pubblicamente, ammettere una mancanza, in qualche modo umiliarmi, ma tendenzialmente quando sono nel torto ho un problema, la lingua si attacca al palato. Non so, magari capita solo a me, ma a voi no. Quando in realtà c'è da chiedere scusa la lingua va indietro, sembra che vada nello stomaco, no? Perché a dire brutte parole o a dire cose brutte, a dire cose che feriscono, ad alzare la voce, lì la mia lingua funziona. Non so, voi no, voi siete bravi. Ma quando io devo dire cose brutte, quando devo giudicare qualcuno, quando devo parlare male di qualcun altro per il semplice gusto di sentirmi migliore degli altri, la mia lingua funziona benissimo, funziona più di quella di Antonio, non so la vostra, ma la mia, quando devo parlare male di un altro prete, quando devo parlare male del vescovo, quando devo parlare male di un vicino, di una vicina, di un amico, di un'amica, la mia lingua è più veloce di quella di Sant'Antonio. Quando devo chiedere scusa, va bene, capito, no, che sto chiedendo scusa, come quando fanno marito e moglie, no? Che tutta più ti porto la tazzina di caffè anche a letto, però quelle cinque lettere S-C-U-S-A, chi è un disturbo deve andare al logopedista per dire la parola scusa, no? E capita, o capita solo a me? Ah, capita pure a voi. Allora credo, siccome è inevitabile fare piccoli grandi errori,
siccome è inevitabile ogni tanto pestarsi i piedi, è inevitabile che magari in maniera inconsapevole si ferisca qualcuno, forse il miracolo che possiamo chiedere ad Antonio, frate minore che seguì Francesco, lui, grande predicatore, teologo, da Lisbona, aveva una carriera davanti a sé, anche una carriera ecclesiastica, sarebbe probabilmente potuto diventare facilmente vescovo, forse addirittura anche cardinale, e invece decise di seguire la via umile di Francesco e di mettere la sua lingua a servizio, la sua predicazione, la sua arte oratoria a servizio del Vangelo. Credo che forse anche noi, o perlomeno questa è la grazia che io vorrei chiedergli, usare la mia lingua per il bene. E siccome non sempre io riesco a usare la mia vita per il bene, non sempre riesco a usare le mie mani per il bene, allora almeno posso usare la mia lingua per chiedere scusa. Che apparentemente è un momento in cui ti umili, ma quando tu chiedi scusa di una cosa del passato, di una cosa successa ieri, pensaci solo per un attimo, stai solo dicendo che oggi sei più saggio di ieri. E oggi fare la processione con Corpus Domini in maniera diversa, passerei per qua e non ci ho pensato, sono stupido. Forse hai da chiedere scusa a tua moglie in questi 25, 35, 40, 45, 61 anni. Se state insieme non è perché non vi siete mai pestati pieni, non avete mai avuto un momento di difficoltà, ma il trucco, diciamo, a chi è gli sposi più novelli, mica sono ancora Sandra e Claudio, ci sono gli sposi più novelli, siamo qua ancora? Sì, più novelli di qua? Forse, sì? Il trucco è chiedere scusa, saper chiedere scusa. Il miracolo più grande è usare la lingua non per ferire ma per riparare, non per accusare ma per giustificare, non giustificarsi, giustificare e perdonare. Così cambiano le cose, così cambiano i cuori. Allora, tra le 13 grazie al giorno che Sant'Antonio fa, oggi una visita giù a Via Pomicino, una cosa bellissima, una famiglia ha trovato la chioccia che si era andata a nascondere da una parte, ha fatto 13 pulcini, la signora ha detto: ah, questo è proprio il 13, giorno di Sant'Antonio, la chioccia con 13 pulcini, bellissimo, bellissimo. Ma tra queste 13 grazie vi chiederei di chiedere con me una delle più difficili: a chi dovete chiedere scusa? La grazia più difficile è che si sciolga la lingua per chiedere scusa a qualcuno. Ma pure ha incominciato lui? Sì, magari davvero ha incominciato lui, ma lui ha torto al 90%, io ho solo alzato la voce. Alzato la voce, chiedi scusa di aver alzato la voce. Ma in realtà la questione è lunga, Dorito, tu non puoi capire. Non lo so, ma se ti è venuto in mente quella persona, perché non le chiedi scusa? Perché adesso stai lì a farti mille giustificazioni in testa per cercare di evitare quello che Antonio ci insegna, che è l'umiltà, e di usare la lingua per l'umiltà piuttosto che per l'arroganza, piuttosto che per la presunzione, piuttosto che per il chiacchiericcio, piuttosto che per ferire. Allora ci fermiamo un minuto in silenzio e provate a chiedervi a chi dovete chiedere scusa. E magari
perché sarebbe finto celebrare l'Eucaristia. Noi crediamo che un po' di pane e un po' di vino diventino il corpo e il sangue di Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Brivio, non sarei capace di chiedere scusa a qualcuno? È molto più facile chiedere scusa a una persona che ti ha fatto del male piuttosto che credere che un po' di pane e un po' di vino diventino il corpo e il sangue di una persona nata, morta e risorta 2000 anni fa. Però se siamo qui è perché ci crediamo che questo accada. Allora perché non può accadere il miracolo di usare la lingua per le scuse stasera? Tendenzialmente, statisticamente, scientificamente, è più facile chiedere scusa che qui accada il miracolo della transustanziazione di avere il corpo e il sangue di Gesù. Però voi state qui, dite che ci credete. Allora vi invito a credere che Sant'Antonio può farvi la grazia, mandandovi lo spirito che scioglie la lingua, di usare la lingua per chiedere scusa a qualcuno. Stasera. E in un attimo di silenzio potreste farlo, magari ci aiuta anche un po' la musica, farlo tra di voi, potreste farlo voi coniugi, ma scusa, le scuse si chiedono in maniera puntuale, non si dice scusa, poi sai di che cosa, no, si dice scusami perché ieri non ho fatto i piatti, scusami perché mi avevi chiesto di accompagnarti a fare la spesa e mi sono fermato a vedere la partita dell'Inter che ha perso la Coppa dei Campioni. Le scuse si fanno in maniera puntuale. Allora, in un attimo, anche con la musica, se il marito, la moglie e il marito, se avete qualcuno vicino, la figlia con la mamma con la figlia, l'amico con l'amica, fatelo adesso. Gli altri, se vi viene in mente una persona a cui chiedere scusa, facciamo da prossimità con i nostri cellulari, prendete il vostro telefono, aprite WhatsApp e scrivete: Sant'Antonio mi ha fatto la grazia di chiedere scusa perché ieri Sant'Antonio mi ha sciolto la lingua e anche le ditine sulla tastiera, perché io possa chiederti scusa per come stiamo gestendo l'eredità di nostro padre. Non si tratta che stasera dovete andare al notaio, però ti chiedo scusa per come stiamo gestendo l'eredità che nostro padre ci ha lasciato per volerci bene e che invece ci stiamo appiccicando. Ti chiedo scusa perché ho tradito la tua fiducia, perché ho confidato quel segreto che tu mi avevi affidato, ne ho parlato e ti ho messo in mezzo alla strada. Ti chiedo scusa perché ho venduto quell'amicizia per pochi euro. Ti chiedo scusa. Lo so che è difficile. Sant'Antonio ha fatto 13 grazie al giorno. Lo so che è difficile. Di stare qua, pensate che un po' di pane e un po' di vino diventino il corpo e il sangue di Gesù e dire che ci credete. Allora perché non credete che sia possibile chiedere scusa perché Sant'Antonio ci fa la grazia di sciogliere la lingua e sciogliere l'eritina? Ecco, allora teniamo 3 minuti in silenzio, se volete farlo col marito, la moglie, la persona che vi sta accanto, qualcuno più vicino potreste anche alzarvi e raggiungerla, oppure prendere il cellulare, oppure innanzitutto preghiamo per avere la forza di prendere il cellulare e di scrivere un messaggio di scuse che Sant'Antonio ci fa la grazia dell'umiltà e che la lingua si sciolga per chiedere scusa. Insieme diciamo ascoltaci o Signore. Vediamo Padre di mandare.
Spirito Santo rinnova l'unità, l'unione, la passione, la voglia di stare insieme. Preghiamo. Preghiamo, Padre, per la nostra parrocchia, per gli essi anime, perché la tradizione, la novità, lo slancio e il desiderio di stare insieme possano farci crescere, farci realizzare quel sogno che tu hai messo per noi. Preghiamo. La nostra chiesa diocesana, questo giorno in cui con Vescovo Francesco abbiamo celebrato il funerale di Don Antonio, da nuovo slancio ai sacerdoti, ai responsabili, a quanti si impegnano a servizio degli altri nelle comunità. Preghiamo. Per il Papa Francesco, in questo momento di difficoltà di salute, sostegno, illumine medici, ma che quanti sono accanto possono aiutarli nel governo della Chiesa. Preghiamo. Dobbiamo pregare anche per quelli che non ci sono più. Preghiamo per Rosario, per quanti questo anno, in particolare qui a San Vittorio, hanno lasciato. Preghiamo. Con gli occhi di bontà ascolta le nostre preghiere, quelle che sentiamo sono più vite sulle nostre labbra e quelle che portiamo nel cuore per questi sposi e per tutti noi qui presenti. Nel nome di Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Tu doni alla tua chiesa la gioia di celebrare la festa di Sant'Antonio Abad, di Sant'Antonio di Padova, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché sei degno di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi e i coniugi cristiani. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione di Rosalia, e nella tua misericordia ai tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, San Giovanni Battista, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti ai tuoi nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma non vincerci. Libera il suo Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, che con l'aiuto della tua misericordia viviamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, per il tuo posto vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donna l'unità e pace secondo la tua volontà, perché vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scambiatevi il dono della pace. Formaci alla scuola del Vangelo perché conosciamo la tua verità e la viviamo con carità fraterna per Cristo nostro. Amen. Siamo la benedizione e poi subito dopo la consegna dei diplomi. Diciamo con il pane. Poi cosa? E poi il pane. Allora, portate il pane, sai, dormito, qui è tradizione da centenaria che ci sia la benedizione di questo pane, che poi va portata a chi non c'è e, come dicevi tu, va portata a chi noi dobbiamo chiedere scusa. Portate il pane perché dormite come Salomone, pieno di energia. La situazione è quella di Luigi che mi invita a venire alle 6:30 al mattino al mese di giugno. Stiamo parlando di Davide e dei figli di Davide, tra cui Salomone, Ammon e Assalomone. Signore, benedici questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Benedici chi lo ha preparato, il contadino che ha seminato il grano, il mugnaio che lo ha frantumato, il panettiere che lo ha impastato. Benedici coloro che lo riceveranno.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Naturalmente dopo fermatevi che c'è un momento di festa bello qui nel Borgo. No, Borgo Casale, scusami Riccardo, scusami pazienza. Pure dirlo. Casale. E così facciamo festa assieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Accomodatevi, il pane poi lo distribuiamo con calma. Non andatevene perché ci sta Donino della Vezzella in quella nella casa accanto che sta preparando una cosa buona per tutti. E poi, sempre in segno di questa tradizione che ci piace di vivere e conoscere, le signore del casale hanno preparato la famosa pizza di crema. Quindi dopo aver assaggiato la bontà di Donino della Vezzella, rimaniamo perché così possiamo gustare la pizza di crema. Si ferma col cioccolato con la varezza. Cioccolato, base cioccolato. Amarena e bianca. Poi ci stanno le varianti familiari, come le pastiere si personalizzano. Quindi tu che sei così dinamico, allora ti metti qua così evitiamo di diamo questo diploma di ricordo di nozze di platano 61 al Mastro Giuseppe Bonocore Vita. Aspetta, facciamo la foto. Allora, guardate qua. Allora anche una statuina di Sant'Antonio da mettere in famiglia, un ciondolo per Peppe e una catenina della signora. La macchina si è messa a suonare! Maria, pure si festeggiare! Vinaccia Mario, eccolo qua. Borriello Carmelo per i 40 anni Smeraldo. Guardate qua, guardate! Mariano! La stampa! Vai! Statuina! Ciondolo, non parliamo a spese. Nozze di Smeraldo, Lusso Maria, Carino Rosa. Questa? Guardate. Nozze di Zafra, ma non abbiamo il diploma perché è stata una coppia aggradita all'ultimo momento. Bagiglieri, Francesco Saverio e Perella Carmelita, sarà mia cura farvi ricapitare anche il diploma. Guardate a me. Ok. Nozze di Corallo, Franza Gianluigi e Russo Maria Laura, 35 anni. Guardate. Ok. Grazie. Nozze di Perla, 30 anni, Russo Salvatore e Russo Mariella. Nozze d'argento, 25 anni, Russo Antonio e De Angelis Maddalena. A Maria Laura andrò quando tu sarai il marito, verrò a casa e ti porterò in prima d'orrito il diploma. Poi i nomi ancora, le signore che hanno fatto la pizza di crema, allora va un ringraziamento. E sono Comide Gregorio. Rita Russo. Lina Fiorentino. Guarda. Lina Fiorentino. Sono io. Girati di qua. La stampa. Oh. Bartolino con i San Luno. Mariella Russo. Doppio. Meritato. Ma c'è stata pure la collaborazione del marito, no? Penso ci siano. Angela Russo, ci stai venuta? Doppio diploma. Ecco con la piccola Maria. Olimpia Bagno. Olli.
Guarda. Guarda, 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 guarda. Ciao la stampa. Arrivederci, ogni foto la stampa. Antonella Iaccarino. Sembra il nome. Eccoci qua, così facciamo la stampa. Prego. Anna Zurlino Celentano. Anna Vita Franza. Era nel nuovo palcoscenico, in dove? Ma di qua. Che serve a prendere? Bene, fatti un po' più così per Sant'Antoniare. Oh, ok. Bello. Andreina Iaccarino. La mia moglie, mia moglie. E che hai un problema a provarlo tu qua, Maria è torto. Che fa la pizza di grano seguendo la ricetta di mia madre, quindi. Ah, è buona e ottima. Anna Carmela Ciampa. Ed l'ultimo Rosario. Ho mancato qualcuno? La signora. Doppio di diploma. Allora tutti gli sposi insieme con Dorrito andiamo al tavolo della pizza di Greve, facciamo come se fosse una torta, facciamo una fotografia di quanti e facciamo i brindisi. Nel frattempo voi credo che possiate c'è il canto finale nel frattempo che guarda c'è il canto finale, sì? Allora, mentre ringraziamo Simonetta e la bellissima voce, finale, tutti fortunata, grazie di essere stata con noi, andiamo a fare la festa tutti quanti dietro al tavolo delle pizze di Ciao anche un applauso là. Un applauso di chef. Bravo! Complimento a Irma e a Pepe, che da quel giorno ci hanno detto sì, siamo contenti della loro casa. Mica il profumo, guarda, passo. Risotto da limone. Sempre rimando. Sempre rimando. Prego, Tony. Grazie. Venite, sposi. Moriamo il tempo nel casale. Aspetta il Esatto. Allora da più anziano al più giovane. Ok, siamo tutti? Siete pronti? Siete pronti? Sono Paresi? Per gli sposi, i pipì! I pipì! Sempre sposi, sì! L'anno prossimo faccio 50 pure io! Apri.
girati Luigi, girati. Dai, vai tu. Grazie. Viva! Io lo voglio mandare al Borgomastro. Borgomastro. No, no, è Borgomastro perché voglio dire è un segno del che, cioè che il potere temporale. Sottomissione del esatto, potere temporale. Al potere spirituale. Ciao, si sono. Non rido. E a me. A te. Auguri, 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 auguri. Vicina, 100 anni. E beh, perché non fai male? Senza orario e in senso antiorario.